Ok, buonasera a tutti. Siamo al Moto Festival di Moto.it. Praticamente lo facciamo noi quest'anno, il Salone Eicma di Milano. Da noi potete trovare tutte le novità. Si parla di moto a 360 gradi, non solo di sport, ma le novità, i personaggi che fanno parte che sono le persone importanti di tutto, diciamo, il mondo della moto, dalla produzione di serie fino alle competizioni. Chiaramente noi ora parliamo di competizioni, ma parliamo anche di caschi e lo facciamo con Massimo Roccoli. Ciao Massimo. Carletto, ciao a tutti, buonasera. Allora Massimo, stagione conclusa, quest'anno non hai vinto il campionato, vabbè, insomma, non è che si può sempre, sempre vincere. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Massimo Roccoli è stato 6 volte campione italiano Super Sport, e invece quest'anno come è andata? Cosa è successo? Quest'anno è stata una stagione diversa, strana, un po' particolare in tutti i sensi e quindi anche per me è stata particolare a livello di campionato dove, ahimè, ho portato a casa solo un podio, non sono riuscito ad essere competitivo come lo scorso anno e capita, sono le gare, sono le corse e non è riuscita bene, ecco, quest'anno non è riuscita bene come stagione. No, no, beh, chiaramente può succedere ed è comunque stata una stagione ad alto livello perché non è che eri indietro, voglio dire, ora non è arrivata la vittoria, non è arrivato, diciamo, il titolo, ma comunque penso tu abbia fatto, almeno mi ricordo che tu abbia fatto una stagione ad alto livello, no? Ah, assolutamente sì, ho fatto un podio al Mugello e a Imola comunque ero competitivo, due scivolate, sai, su 8 round già fare 2-0 è una cosa abbastanza, non aiuta, ecco, non aiuta. Dopo Vallelunga in gara 1 ero competitivo, problema tecnico mi ha fatto ritirare e la domenica ormai non mi giocavo più nulla e quindi è stata una domenica un po' strana, però insomma, come dicevo prima, sono delle stagioni che, insomma, in 20 anni di carriera ogni tanto qualcosa va storto, ci sta, sono cose così. Assolutamente, non è, cioè, non è, succede a tutti, a parte a Jonathan Rea succede a tutti, no? Dico Jonathan Rea perché anche con lui hai in comune i 6 titoli, no? Sei nella banda del 6, vabbè, lui è mondiale, tu italiano, ma insomma sempre titoli sono. E anche perché quest'anno, oltre a tutti, diciamo, i tuoi concorrenti soliti, penso a Davide Stirpe, penso a Bussolotti. È emerso con molta forza un pilota che tu hai sempre, insomma, hai sempre aiutato, che hai aiutato anche proprio a crescere, che è Luca Lombardi. Cosa ne pensi? A parte questa stagione, ma come lo vedi magari in ambito anche europeo? Sembra che il prossimo anno un po' di gare del mondiale, gare europee le possa fare. Sì, il Berna, come lo chiamo io, Luca Bernardi, campione italiano 2020, cosa vuoi che ti dica? È già un po' di anni che lo seguo e come hai detto tu l'ho anche aiutato, ma relativamente, nel senso ci siamo allenati insieme, ci sentiamo spesso, è giovane, potrebbe essere forse mio figlio se guardiamo la carta d'identità. È già qualche anno che dico che va forte, e già lo seguivo ai tempi della Moto3 dove era praticamente il doppio degli altri e già se la giocava. È vero. Si è vinto l'italiano, ha vinto il trofeo, si è riconfermato l'anno dopo, ha fatto un anno di apprendistato in Supersport l'anno scorso e quest'anno ha portato a casa il titolo. Quindi, beh, obiettivamente è giusto così, nel senso, giovane, promettente, mi piace. Gli auguro di trovare a breve una sella per il Mondiale perché se la merita. Quest'anno si è preso anche i complimenti da Lucas Majas quando è venuto a fare la wild card a Misano, quindi cioè, più di così cosa vogliamo per un giovane? Speriamo che qualcuno apra gli occhi e gli dia una mano. Esatto, ho parlato di Luca Bernardi anche per un altro motivo, perché lui, così come anche lo sei tu da qualche anno, siete piloti Caberg, infatti vedo i tuoi bellissimi caschi, ma in particolare, a parte il casco, ne abbiamo parlato anche ieri con Luca, è lo stesso, è il Drift Evo di Caberg, però il tuo ha la tua grafica, così come quello di Luca aveva la propria.
Ecco, però parlaci perché questa grafica andrà in produzione, no? Sì, esatto. Questo è il mio casco con riconoscimento dietro Lezzo Roccoli. Ho questo cognome abbastanza rock, quindi ci abbiamo messo una chitarra. E, che dire, dopo 6-7 anni, sì, sono tornato da Starlane, da Roby, che adesso tra poco ve lo presento perché comunque mi ha fatto una grafica Bene, eccezionale. lo rivedo con molta gioia. Adesso te lo vado a chiamare così gli facciamo un saluto. E per me tornare da Roby è stato veramente un grandissimo onore perché lo utilizzavo quando facevo il mondiale, poi dopo sono tornato a fare il campionato italiano e lui per impegni chiaramente sì, non aveva più tempo di seguire campionati nazionali, poi sono ritornato al mondiale. Insomma, grazie ad Andrea Donghi, a Kaberg, quindi anche a Virginia vorrei ringraziare, c'è stata la possibilità di ritornare a collaborare con Roby e quest'anno mi ha fatto un regalo enorme, ovvero la grafica che ho usato nella stagione, quindi con il Drift Evo Carbo, sarà anche sulla grafica e tutti potranno acquistarlo a partire da tra poco, che credo. Quindi per Natale sapete che regalo farvi. No, ecco, tu, scusami. No, No, vai, vai, prego, prego. mi veniva in mente che tu, appunto, hai un po' di anni che collabori con Kaberg e questo casco lo hai sviluppato, no? Non a caso si chiama Drift Evo, perché il primo modello era il Drift, poi è Esatto. iniziata questa collaborazione con te. E so che non è un modo di dire, cioè i tecnici di Kaberg hanno, mi ricordo, venivano in pista, parlavano con te e hanno poi creato questa evoluzione, questo Evo, anche e soprattutto grazie ai consigli che, insomma, tu sei un pilota esperto oltre che veloce, quindi ecco, raccontaci un attimo questa collaborazione, a parte come è nata, ma poi come è cresciuta. Grazie a un amico che mi ha presentato l'azienda Kaberg, che tu conosci. Nel 2007 è iniziato questo rapporto con il Drift, per poi, come hai detto tu, sviluppare già a fine 2017, quindi portandolo in pista, siamo arrivati al Drift Evo, dove abbiamo lavorato anche sulle parti, sugli interni. Chiaramente lo studio aerodinamico, questo è stato fatto dall'azienda, è stata montata questa parte, questo spoiler posteriore che aiuta tantissimo ad alte velocità, specialmente nei curvoni, la stabilità, quindi anche sull'utilizzo stradale, è sicuramente molto molto confortevole. Abbiamo lavorato sugli interni, ci sono degli interni molto, come posso dire, quando sudi, che tu il casco lo metti, lo togli e entra ed esce dalla testa in maniera molto facile, molto semplice. A volte capita che quando sudi toglierti il casco e poi rimettertelo è fastidioso, mentre invece con questi nuovi interni diventa molto facile e confortevole anche indossare il casco, quindi è aumentato tantissimo il comfort. Abbiamo lavorato tanto sul casco da pista per avere un ottimo prodotto anche sull'utilizzo urbano e turistico di tutti i giorni con tutte le varie opzioni che si possono trovare sul casco che viene venduto in negozio. Se vuoi te lo racconto un po', oppure dimmi tu. Com'è? Aspetta, se vuoi ti racconto un po' come il casco. Sì, no, sicuramente, anche perché mi diceva, per esempio, ieri, poi magari lo dici, insomma, mi dici anche tu se questa è la tua sensazione, mi diceva Luca che lui ha apprezzato molto la visibilità, cioè c'è una visiera molto ampia, una visione quasi laterale, no, puoi avere con questo casco. Sì, è vero, la prima impressione che ho avuto del Drift, quando mi hanno detto guarda facciamo un casco nuovo, faremo il Drift Evo, gli ho detto la visiera rimane quella, vero? Perché è molto alta, è molto ampia e poi una cosa molto molto importante che praticamente quando tu indossi il casco hai tanto spazio dalla mentoniera al mento, al naso, quindi questo permette un'ottima reazione. E basta pensare che io in condizioni di bagnato, di freddo, di pioggia, con il solo pinlock che viene fornito dall'azienda sulla visiera, non ho problemi di appannamento. E a volte sai che si monta il nasello, si fanno queste cose qua. Quindi
Visibilità e area azione mi sono piaciute molto, molto, molto di questo casco, sì. No, approfitto per approfondire un attimo questo discorso dell'areazione, no? Che quando si sente casco molto ben areato, molti pensano che sia soltanto per una questione in estate entra più aria e questo va bene, anche se poi quando fa veramente molto caldo, parlo da motociclista, da lento motociclista stradale, io tengo sempre un po' la visiera aperta, magari al primo gradino, quello è il migliore. Però il problema è quando invece fa fresco o quando piove, perché a quel punto se non hai un'ottima aerazione, anche se hai il pinlock o comunque la visiera interna antiappannamento, si formano come delle gocce di condensa, perché fuori è freddo, dentro è caldo, quindi magari ci mi si è appannato. No, è proprio la condensa. Se il casco non è ben areato, può fare questo scherzetto che in pista diventa uno scherzone, no? Voglio dire, è capitato a molti di fermarsi perché non vedevano più, parlo in gara. Sì, il bello è che qua già senza il nasello, come dicevo prima, la reazione rimane ottima. C'è Roby, è qua. Ah, mettilo in vista. Ciao Roberto. Come stai? Bene, tu? Tutto bene, dai, siamo sempre un po' Vieni qua. incasinati, però cerchiamo di andare avanti, bisogna andare avanti. La situazione non è facile per nessuno, però dai. Assolutamente, sono contento di averti qui. Stiamo, te l'avrà detto Massimo, siamo nell'ambito del MotoIT Festival. Diciamo, stiamo facendo un salone virtuale, come forse saprai. Quindi sono molto contento che tu sia parte, insomma, ecco, visto che non ci siamo, così come con Massimo e con altri, non ci possiamo vedere in fiera, ci vediamo qui. E ne approfitto, raccontaci un attimo, insomma, tu ormai stai facendo le grafiche per tantissimi piloti, raccontacene solo così, citane qualcuno e magari raccontami un po', perché so che ne avresti tante da raccontare, e così anche un po' le manie, no, di questi piloti, magari sulla grafica, la scaramanzia, ecco, così, non abbiamo tantissimo tempo, però così mi piace sapere un po'. Sarebbe bello approfondirlo magari in un'altra occasione, magari Sì, ti preparo anche. lo facciamo sicuramente. Poi mi farebbe molto piacere. Poi, sai, i piloti sono sempre difficili da interpretare, anche da, ecco, anche da capire, però diciamo che noi siamo quasi come degli psicologi con i piloti. E siamo sempre lì nel filo del rasoio perché non possiamo, diciamo, esagerare, però nello stesso tempo dobbiamo capire, diciamo, quello che vogliono, cosa vogliono e anche interpretarlo come loro dicono, perché molte volte il linguaggio nostro non è come il linguaggio del pilota. Però adesso sono molto contento perché ho un pilota Mir nella MotoGP che è in testa al mondiale. Quindi E quindi. gare, io per questo partirò questa sera per andare a Valencia per vedere la gara, poi vediamo. Poi Ho capito. c'ho anche Rins, mi dispiace per Andrea Dovizioso che non fa parte della partita perché puntavamo molto su Andrea, però purtroppo le gare sono così e è difficile sempre da capire le situazioni e tutto quanto. E poi testa al mondiale di Moto3 come Starline e siamo terzi nel mondiale di Moto2 con Bezzecchi. Momentaneamente Bene. abbiamo anche No, due dimmi, dimmi. tre Vietti che è terzo. Quindi vediamo, speriamo di portare a casa qualcosa, ma sai, le gare sono una brutta bestia, quindi non sai mai cosa. Cioè, la certezza non c'è. Quindi Assolutamente. andiamo a Valencia. Ecco, mentre invece. Sì, scusami. A posto. No, dicevo, io chiaramente tendo più, lo sai, no? Al Mondiale Superbike e Supersport. Anche lì c'hai qualcuno, sicuramente. Sì, sono allora, sono innanzitutto Massimo Roccoli che è il nostro pilota di punta, quindi Esatto. Supersport abbiamo solo lui. Nella Superbike abbiamo Lowes, Charles Davis, abbiamo Gareth Gerson.
Gerloff, momentaneamente abbiamo quei tre piloti lì. Poi abbiamo Beh, insomma. Vettel per quanto riguarda la Super Sport mondiale. No, siamo lì, abbiamo pochi piloti ma giusti, perché purtroppo cerchiamo di fare la qualità e non la quantità. Certo. Puntiamo questi, abbiamo qualche altro pilota da vedere, però puntiamo molto sulla MotoGP noi purtroppo, perché io posso andare direttamente a vederli, ho un ufficio all'interno del paddock, quindi è più facile anche a me da... c'è molto distacco tra la Superbike e la MotoGP. La MotoGP io mi sento a casa. La Super Certo. è difficile, però mi piacerebbe anche lì venire. Poi, scusami, c'ho anche Bautista. Non è... scusami. Beh, scusa se è poco. Insomma, quest'anno con quella Honda sta facendo un po' fatica, ma lui rimane un grande. Secondo me, già il prossimo anno ne riparliamo. Insomma, ecco. Sì, poi ha fatto qualche podio quest'anno. Sta venendo su bene. Ogni tanto lo sento. Mi dispiace di non essere venuto in nessuna gara, ma quest'anno purtroppo Quest'anno è stato un casino. non si può. Però adesso vediamo. Quest'anno noi abbiamo puntato molto sull'italiano con Massimo. Ho fatto Celeca, però non è importante. No, dai, no, piuttosto raccontami un attimo, perché so che parlavamo prima dei piloti che sono fatti in modo molto particolare, un po' come tutti, poi alla fine ognuno ha il proprio carattere. Il casco ormai è considerato quasi un biglietto da visita, no? Cioè, il casco per il pilota è una fotografia, cioè, dice, dal casco io vi faccio capire tanto di me, dai colori, dalle grafiche, dai, come si chiama, insomma, non mi viene, ma insomma, dal loro logo, dalle loro cose. Ecco, Massimo, da questo punto di vista, perché so che lui è un pignolino, ti ha tirato il collo oppure, insomma, l'hai centrato subito. No, noi siamo contenti perché era un inizio di collaborazione anche con la Cabbage, siamo molto contenti di come è venuta la grafica, nello stesso tempo cattiva ma anche molto molto racing. Quindi abbiamo fatto questi colori che adesso sono per la maggiore, però come grafico sono molto contento di aver fatto questo casco anche per Massimo. Poi dietro abbiamo fatto il suo logo, quindi... No, siamo contenti. Io spero che il prossimo anno possa ancora puntare al titolo dell'italiano, che per noi è il pilota di punta. C'è anche Ottaviani, però per me è Roccoli. Beh, insomma, Roccoli è nel cuore di tante persone, anche per il fatto che, insomma, è un po' di anni che così è sulla breccia e quindi conosce, insomma, tutti lo apprezziamo, ecco. Il casco va al di là del lavoro, ma c'è l'amicizia, quindi abbiamo fatto un bel lavoro, è venuto fuori un ottimissimo casco. Secondo me anche la grafica grintosa, anche la Cabbage è rimasta molto contenta da quello che ho capito. Anche ho visto la realizzazione della replica, è sempre difficile interpretarla uguale a quella che facciamo, perché noi l'avevamo, Sì. ma ed è praticamente è venuta uguale al nostro, diciamo, originale, che l'originale viene fatto a mano, questo viene fatto in sticker, però sono andati molto 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 vicini all'originale, che Ecco, tu collabori anche con. Sì, scusa. non è facile arrivare vicino alla verniciatura. Assolutamente no. Dicevo, tu collabori anche con alcune aziende per i loro prodotti, tra virgolette, di serie, cioè nel senso fai anche grafiche che non sono magari rivolte al pilota, ma direttamente a una produzione di serie, oppure ormai ti sei concentrato, sul discorso racing? Solo concentrato sul discorso racing. Abbiamo un accordo, un contratto con l'HGC per seguire esclusive le grafiche della Marvel, DC, Ah, quindi sì. solo quelle le seguiamo noi, altrimenti come repliche non abbiamo molto tempo per fare
delle serie come si faceva una volta, come Weimar, è difficile, perché purtroppo adesso tra la MotoGP e la Superbike, Superforce, abbiamo quasi 30 piloti. I piloti Mamma sono mia. più esigenti, sempre più esigenti, quindi il pilota vuole essere seguito in tutto. Quindi casco da cross, casco da jet ski, casco da flat, casco da macchina. Quindi un pilota di MotoGP o anche di alto livello di Superbike hanno delle richieste che giustamente, e noi dobbiamo seguire loro. Poi dopo vogliono la grafica della tuta da flat, quindi siamo sempre molto molto occupati con i piloti, però la produzione non è facile. No, assolutamente. Una domanda, Roberto. Abbiamo parlato già con Massimo del casco, con i pregi, le caratteristiche, eccetera. Però dal punto di vista stilistico, parlo della calotta, parlo della forma, tu che chiaramente sei un maestro e che hai molto più occhio sicuramente di me, ti piace questo casco anche dal punto di vista estetico? Non parlo della grafica, hai capito cosa intendo? Sì, guarda, io quest'anno per la prima volta ho iniziato a lavorare con la Caber, però è un casco molto molto innovativo. Dà gusto anche lavorarci perché ci sono poche prese e quindi dà gusto anche a fare una grafica abbastanza complicata, perché poi questa visiera molto slanciante, che non ci sono nei laterali non ci sono le placche, è anche più bello, rende di più anche la grafica. Sono molto contento di questo prodotto. Sì, io spero di continuare con loro, perché è un'azienda molto, molto valida, solida. Con Andrea si parla, parliamo la stessa lingua, quindi non c'è tante cose da. Cioè, lui si fida di noi e noi logicamente cerchiamo di capire anche le loro esigenze. No, sicuramente è un'azienda, come dico sempre, molto seria e con ottima qualità, punta alla sicurezza, no? Perché sembra una cosa scontata, però insomma, no, tu lo sai, sei nel mondo del casco anche da tanto tempo e sai che non tutti poi, diciamo, fanno della sicurezza il loro punto di forza, no? Quindi, e invece il casco è un bell'oggetto, ma deve essere sicuro. Quindi la qualità è importante e secondo me Caberg è una delle aziende qualitativamente migliori, insomma, ecco. Sì, bene, bene. Va bene, senti, io niente, ti saluto e rimango poi solo con Massimo per chiudere per gli ultimi 2 minuti. E Faccio questo. comunque ci sentiamo, rifacciamo una volta solo io e te. Nel senso, così ecco, parliamo magari di caschi, di grafiche, ci sbizzarriamo per una mezz'oretta. Possiamo parlarne anche dopo di Portimao, che vediamo cosa riusciamo a portare a casa come Starline. Sì, esatto. Ci sentiamo alla fine del campionato mondiale e GP, ormai è rimasto solo quello. Grazie mille, Roberto. Grazie, ciao, ciao. Scusa se Grazie a te. una volta che parlo così è difficile sempre fare delle No, interviste, non è sei facile. stato perfetto, ti dico, assolutamente, dobbiamo rifarla così parliamo un po' di tutto. Ecco, è sempre interessante poi il punto di vista di una persona che è interna alle gare, alla GP particolarmente, ma non come pilota, non come tecnico, quindi con un'altra visuale che è sicuramente molto interessante. Perfetto, grazie tante. Ciao Carlo, ciao a tutti. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Grazie Torniamo da Massimo, siamo in conclusione. Beh, abbiamo ancora 5 minuti circa. No, abbiamo parlato tanto di Caberg e di caschi, quindi volevo invece farti un'altra domanda. L'ho fatta anche ieri a Luca Bernardi, però chiaramente il tuo punto di vista è più esperto. Mi riferisco a questa grande novità, parlando di Supersport, di cui insomma molti ti ha parlato. Io ho intervistato Gregorio Lavilla, poi ho intervistato Scott Smart, e loro sono stati i primi che mi hanno detto: stanno cambiando le regole, le moto 600 non esistono praticamente più,
nei cataloghi delle aziende, soprattutto insomma, giapponesi, ma un po' tutti, e quindi la Super Sport cambierà, non sarà più 600, sarà una categoria che va da 600 a 1000, quasi 1000 bicilindriche, e poi i regolamenti dovranno livellarli, questo è un po' il punto. Ecco, volevo sapere chiaramente cosa ne pensa uno che è 6 volte campione italiano di questa categoria. Ma alla fine ci sta, nel senso, un cambiamento deve avvenire, perché comunque oramai le 600 anche in produzione, tutto, non ce ne sono poche. Abbiamo, come hai detto tu, ci saranno dei livellamenti, Ducati ha un bicilindrico 959, poi ci sono i 3 cilindri 800 di MV, 765 di Triumph, magari potranno liberare qualcosa sui 4 cilindri, quindi ci sta, bisogna creare un po' di innovazione, bisogna fare un po' di confusione a volte, no? Per cercare di far ritornare sull'interesse. Questo sicuramente è importante, è fondamentale, vedremo che cosa sceglieranno. E quindi adesso io come pilota vedrò di capire che cosa voglio fare nel 2021. Intanto ho un bel casco che andrà anche in produzione, quindi questa sicuramente è una cosa bella, quindi chiunque lo potrà prendere, darlo per la strada, anche perché, come dicevo prima, tutti i dispositivi già standard esce a una cifra, mi pare, di 3,29, se non mi ricordo, ma hai già tutto, sai, anche la visierina interna, vi faccio vedere, no? In più viene dotato di Sì. pin lock, di visiera scura, e hai il sistema interno per, come comunicatore, quindi Sì, è adattato già, esatto. Sì, no, è un casco assolutamente completo. Tu hai fatto riferimento alle tue altre attività, lì sarei arrivato. Perché, ecco, innanzitutto, così, qualcuno dice, ma correrà, non correrà? Corri il prossimo anno? Sì, boh. assolutamente. Io voglio correre, voglio divertirmi, Oh. voglio essere competitivo. No, Quest'anno perché è difficile. sì. No, ti faccio questa domanda perché tu hai altre mansioni che innanzitutto il tuo team, tuo e di quel pilotino giovane, anche lui, Alex De Angelis, che si è ritirato da poco. Mi dire, quando si ritira un pilota come Alex, io che l'ho visto nascere dal punto di vista sportivo, mi sento ancora più vecchio perché dico, cavoli, è già passato così tanto tempo. Però a parte questo, avete fatto questo team di cui ora magari mi dici qualcosa e poi sei istruttore federale, c'hai dei corsi di guida, insomma, non ti annoi, eh? No, no, diciamo che ringrazierò sempre mio papà, perché sia da quando avevo 14 anni e come ho finito di studiare, lui faceva pavimenti in Porfido, quindi alle 6 della mattina mi prendeva per un orecchio, mi tirava giù dal letto e mi diceva: si va a lavorare. E il mio migliore amico era il Badile, e la sua migliore amica era la bitumiera. Quindi capisci che mi ha fatto subito capire qual era il mondo del lavoro. Ho cercato di concentrarmi sulle moto, per un po' di anni mi è venuto bene, credo. E ad oggi ancora corro in moto perché mi piace e mi diverto. Come ti dicevo, sto cercando di far quadrare il tutto con Rosso Corsa per farci trovare competitivi nel 2021. Sono un istruttore federale, seguo per la federazione il CV Junior, ovvero MiniGP, ovale, il nuovo trofeo Aprilia, bellissimo, che è cominciato quest'anno. Molto. E poi con Alex c'è un'amicizia da 25 anni, ci siamo persi per qualche anno, quando lui chiaramente era in GP e io ero occupato sempre nella Super Sport, e ci siamo ritrovati da 3-4 anni a questa parte, nel senso che siamo tornati ad allenarci, a divertirci insieme, e l'anno scorso, un po' per gioco, un po' per scherzo, mi hanno detto: facciamo questo team. Al primo anno nel campionato italiano con Paladino siamo andati spesso e volentieri a punti, sempre con lo stesso Paladino ci siamo giocati il trofeo Yamaha, perché partecipiamo con una Yamaha R3 configurazione trofeo e campionato italiano, e niente, per un soffio non siamo riusciti al primo anno, al debutto assoluto, a vincere il campionato. E ti dico, alla prima gara, tre piloti, tutti e tre ne partivano primo, secondo e quarto, quindi penso che Ottimo. sia stata una bella stagione, ci siamo divertiti, scendiamo in pista con i nostri piloti e il progetto del team andrà avanti. Vogliamo migliorare sicuramente nel campionato italiano, però come anno d'esordio di debutto penso che non potevamo beccare un anno peggiore a livello storico, però il nostro impegno e la nostra determinazione, che Alex ha messo sino a ieri in moto e io sto continuando a metterlo, lo trasferiamo anche all'interno del team. Poi io Benissimo. guida con Rosso Corsa, corsi di guida a Misano con le auto, con guidare e pilotare, quindi una vita in mezzo ai motori, l'odore della benzina. Beh,
della mia colazione. Diciamo che anche tu, nel piccolo, anche per chi come me scrive, comunque abbiamo la fortuna di lavorare nel mondo che a noi piace, di lavorare con la nostra passione. Come qualcuno dice, chi fa un lavoro che gli piace, in realtà non lavora mai. In parte è vero, però, insomma, però ecco, ci vuole, come hai detto te, parlo per te, no, non certamente, non per me, ma insomma ci vuole abilità e tanto impegno. Massimo, io è scaduto il nostro tempo, purtroppo. Io ti saluto e ti ringrazio tantissimo. Quindi il prossimo anno, non solo troveremo il tuo replica in tutti i punti vendita Kaberg, ma soprattutto lo rivedremo in pista. Quindi ci vediamo sicuramente nel campionato italiano. E così voglio quest'anno, spero di seguirlo di più, che non ci siano tante concomitanze con il Mondiale Superbike, perché quest'anno mi è mancato molto il CIB. E quindi appuntamento in pista con te e con Kaberg, ok? Grazie mille Carlo, ciao a tutti, vi aspetto nel 2021. Gas! Grazie, grazie Massimo, a presto.